Ciao a tutti, siamo di nuovo qui. La volta scorsa, nella prima parte, abbiamo parlato delle cose più importanti da fare una volta finito il corso. Ora vediamo un po' di interpretare meglio cosa abbiamo imparato durante il corso che abbiamo fatto presso la nostra società e magari integrare leggermente quello che i vostri istruttori vi hanno già detto. Intanto abbiamo visto gli errori da non commettere da subito e ora parliamo un attimo della mira. Sicuramente i vostri istruttori vi hanno detto che si mira, stiamo parlando di arcoludo ovviamente, si mira con la punta della freccia, quindi la punta della freccia è questa e il metodo migliore per indirizzare la freccia al centro del bersaglio è utilizzare la punta della freccia. Evitate qualsiasi altro ammendicolo, perché sento addirittura dire che si mirano con il gancetto del rest, che mirano con altre protuberanze, non può esistere, adesso vediamo anche perché è assolutamente inutile. Si utilizza la punta della freccia per indirizzare, mirare un parolone, forse troppo sopravvalutato, e vedremo anche perché questo. Diciamo che si usa la punta della freccia per indirizzare il meglio possibile la freccia al centro del bersaglio, freccia dopo freccia, quindi non la prima, ma anche la seconda, la terza, la quarta, la quinta e così via, tutte le frecce che noi tiriamo, ovviamente il nostro obiettivo è quello di farle andare al centro. Quindi vi hanno detto andate in ancoraggio, guardate dov'è la punta della freccia e rilasciate la corda. Voi avete già capito perfettamente che il metodo migliore per utilizzare la punta della freccia per andare al centro del bersaglio è quello dello stream walking. Quindi è molto più semplice avere un ancoraggio fisso, molto ripetibile, con i contatti sempre ripetibili, quindi la testa sempre messa nello stesso modo, sempre lo stesso ancoraggio che abbiamo già visto, è quello di correre sulla corda. Quindi cosa vuol dire correre sulla corda? Man mano, questo è il massimo, ce l'ho in questo modo qua, sotto la cocca. Man mano che scendo ruoterò l'arco verso il basso, quindi non faccio altro che dirigere la parabola, far fare la parabola in modo più verso il basso. Quindi man mano che scendo le frecce andranno più basse, quindi dipende dalla distanza. Ad esempio a 5 metri avrò la presa della corda in questo posto e quindi avrò la parabola molto bassa che mi è conveniente per tirare a 5 metri. A 50 metri, magari, non lo so, queste sono prove che dovrete fare voi e il vostro istruttore, magari a 50 metri ce l'ho in questo modo qua, in modo che la parabola sia rialzata e mi permetta di andare più distante. Tutto qua, non c'è, questa sono prove empiriche che farete, prove pratiche. E quindi ad ogni spostamento, normalmente diciamo che con un libraggio intorno alle 30 libbre avrete 5 metri ogni 2 mm, ogni 3 mm, ogni 3 mm avrete 5 metri. Quindi vedrete che in 50 metri normalmente ci sono 5-6 cm, da 50 a 5 metri. Quindi dai 3 ai 5 mm. Tutto qui. Una cosa che sento anche sempre dire, che non c'entra proprio assolutamente niente, è quella di cercare di mirare con tutta l'asta. Io vedo certe persone che sbagliano ovviamente, che cercano di mirare con tutta l'asta, cioè mettendo l'asta come un fucile. Questo viene un po' in modo istintivo, no? Perché chi non ha mai adoperato un arco
come lo impugnerà per la prima volta? Esattamente come si impugna un fucile, perché quello è l'immaginario collettivo, quello che i media ci propinano è molto più per quello che è la carabina, quello che è mirare con la carabina. Quindi la prima cosa che noi vediamo è questo di mirare in questo modo qua. Mirare in questo modo qua e tirare la freccia in questo modo qua. Niente di più sbagliato, assolutamente niente di più sbagliato, perché è la postura che fa il tiro e non viceversa. Quindi dobbiamo trovare i nostri fondamentali, li abbiamo già visti mille volte, sono indispensabili, prima tutti i fondamentali, equilibrio statico, equilibrio dinamico, allineamenti, contatti, ritmo, tutte queste cose qua fanno sì che il tiro abbia un'organizzazione che mi permetterà di fare le cose in modo da mandare la freccia sempre al centro del bersaglio. Non dico sempre ripetibile, perché ripetere sempre esattamente le stesse cose è impossibile. Adesso vedremo poi quando parleremo della mira. Quindi, dipendendo prima di tutto sulla distanza, se non la so la stimo, farò il mio, scenderò sulla corda in base alla distanza che ho scelto, andrò, come abbiamo visto, con la punta della freccia nelle vicinanze del centro, andrò nel mio ancoraggio, andrò a cercare, sempre guardando il centro del bersaglio, dove la punta della freccia, e la manterrò in quella posizione e rilascio andare la freccia. Ok? Questo è quanto. Ovviamente c'è un però. Affinché l'arco nudo o il tiratore arco nudo abbia la possibilità non solo di fare centro, ma di proseguire nel suo intento di fare centro, la mira la deve sottovalutare un pochettino. Perché dico sottovalutare? Perché se è vero come è vero che è impossibile rimanere sempre fermo con l'arco nudo, io intendo, con l'arco nudo, comunque con gli archi ricurvi, è impossibile mantenere sempre la stessa posizione. Quindi è impossibile che io volta per volta abbia la testa sempre nella stessa posizione, abbia gli allineamenti sempre nella stessa posizione. È impossibile. Per quanto io faccia le cose per bene, è impossibile che io tutte le volte faccia sempre le stesse identiche cose, che rilascio sempre lo stesso identico modo. Quindi, se questo è impossibile, è assolutamente ininfluente cercare di mantenere la punta della freccia sempre nella stessa posizione. È assolutamente ininfluente. Perché questo? Quindi, collimare è inutile. È assolutamente inutile mantenere una collimazione. Perché questo? Perché se è vero che io non riesco a rimanere fermo, che senso ha mantenere la punta ferma nel centro? Non ha nessun senso, perché sono io che commetto già un errore molto più grande. È come sparare con un fucile, ma tutte le cartucce che tiro non hanno la stessa grammatura di polvere, quindi si comporteranno tutte in maniera diversa. Quindi è assolutamente inutile che io mantenga il mirino del mio fucile nel centro. Questo è un paradosso ovviamente per il fucile, perché col fucile è come si collima. Si utilizzano anche altre strategie, ma la collimazione è essenziale per avere una precisione. Nell'arco nudo no, nell'arco nudo assolutamente no. Nell'arco nudo è molto più importante avere il ciclo, l'organizzazione della mia sequenza di tiro il più possibile precisa, e soprattutto devo assolutamente mettere a fuoco solo il centro del bersaglio, non mettere a fuoco la punta della freccia. La punta della freccia non la devo mai sbirciare una volta raggiunto l'ancoraggio.
Quando io sono in ancoraggio, guardo il centro del bersaglio e non devo andare a cercare dov'è la punta della freccia. La punta della freccia la vedrò solo in visione secondaria. Sì, so che è lì, da qualche parte, vicino al centro, ma tutte le volte che tiro, sicuramente, e sono sicuro, sicuramente sarà in una posizione diversa, perché io faccio in modo che ci sia una correzione interna affinché poi la freccia vada nel centro del bersaglio. Quindi, ricapitolando, non dovete collimare con la punta della freccia dall'ancoraggio al rilascio. Una volta raggiunto l'ancoraggio, mettete a fuoco il centro del bersaglio, la punta della freccia sballonzolerà intorno, non cercate di fermarla, non si fermerà mai, ma voi continuate a essere concentrati sul centro del bersaglio. Farete delle cose, metterete dei contenuti da ancoraggio a rilascio, questo lo vedremo in una prossima occasione, farete delle cose, ma senza mai sbirciare la punta della freccia. La punta della freccia la vedrete, sarà una visione assolutamente secondaria e sfocata, la percepite più che vederla, la percepite in quel punto. A me piace vederla a lato del giallo o comunque a lato del punto prescelto da colpire, mi piace vederla sfocata che ruota all'interno, all'esterno del giallo. Io guardo il giallo, la vedo all'esterno, so che non sarà mai, quando ho rilasciato è sempre in una posizione diversa, però le frecce sono tutte nel centro, ve lo assicuro. Quindi mi piace vederla lì che ballonzola, mi concentro solo sul giallo o sul centro da colpire, nel caso si trattasse di sagome 3D, sul centro da colpire, faccio la mia azione, innesco la mia strategia di mira, immetto i contenuti che vedremo poi successivamente dall'ancoraggio al rilascio, senza mai sbirciare la punta della freccia, neanche dopo che ho rilasciato. Neanche dopo che ho rilasciato cerco di guardare il volo della freccia. Rimango con lo sguardo fisso sul bersaglio e concludo l'azione, esattamente in questo punto qua. Ora la punta ce l'ho sul bersaglio, ma si muoverà, ritorna sul bersaglio, ballonzola a lato, metto in moto l'azione per ottenere un perfetto equilibrio dinamico e rilascio. E la freccia è andata esattamente nel centro. Esercitatevi a fare questo esercizio e a provare a non guardare la punta della freccia, la dovete solo percepire, non è che non la dovete proprio vedere e dovete affidarvi a qualcosa di esoterico, no, la dovete percepire. Io ripeto, a me ballonzola, balla sull'esterno a destra del giallo, la punta so che è lì, la percepisco, la vedo sfocata, molto sfocata, sono concentrato sul centro del bersaglio e rimango concentrato sul centro del bersaglio finché la freccia non è arrivata, senza neanche sbirciare il volo, in questo modo qua. E poi scendo. Ok? Provate. Grazie.